Siamo di nuovo qui con la banda dei piccoli chef, però è un'occasione un pochino più particolare quella di stasera. Sì, è un modo diciamo ancora divertente per poter fare prevenzione e tornare un po' alle tradizioni, quindi una buona merenda con pane e olio assolutamente di oliva, extravergine, e le bellissime diciamo creazioni del nostro sindaco Giuseppe Fanfani, che veramente sono stupefacenti, entusiasmanti e un bel tuffo nel passato. Ormai insomma è diventato testimonial di questo progetto il sindaco. Ma senti, io non lo conoscevo sotto questo aspetto. Come me ne altri, altre persone sono rimaste entusiaste. Credo che sia una cosa particolare, è una cosa che quando l'hai conosciuto lo sfogli come una rosa. Scusa, ma per me non sono troppo buona, è così, ma le persone sono venute qui apposta stasera. Veramente, una cosa stupenda, io non ho parole che per ringraziarlo. Vediamo i bambini che stanno collaudando questi giochi. Vabbè, che collaudati. No, allora, dobbiamo dire che non è che sono giochi che fanno parte della sua collezione, lui li ha proprio costruiti con le sue mani, no? Perché ci raccontava che è un'arte, perché questo dobbiamo dire, che gli viene dal suo nonno. Dal mio nonno. Io vengo da una famiglia di falegnami e quindi ho quest'arte nelle vene, diciamo così. Ecco, questa è una passione che per il momento immagino insomma debba essere un pochino ritagliata tra i vari impegni politici piuttosto che amministrativi. Poi però che cosa succederà? Quando vado in pensione ne farò di più belli. Manca solo di diventare nonno, insomma. Questo sarà inevitabile, presto spero. Insomma, la vedo davvero rilassata e come abbiamo già ricordato insomma anche in altre occasioni, è un modo per conoscere il nostro sindaco, no? Ma io ti... Mi credi? Ecco, palloncino scoppiato. Vedi, questa è gioia. Credimi, come me altre persone non lo conoscevano così. Cioè, siamo rimasti tutti veramente entusiasti. Grazie, grazie al nostro... a voi. È bello vedere la gioia dei bambini, eh?